Esploratore, innovatore, leader. È una mentalità, non una professione. È l'istinto a non fermarsi. Un impegno continuo senza accontentarsi mai. Convinti che il meglio possa sempre essere migliorato. Noi di iShares vediamo il mondo così. Le sfide dei tuoi investimenti non si fermano mai, quindi nemmeno noi lo faremo. iShares, aspettati di più. Messaggio promozionale. Prima dell'adesione, leggere il prospetto e il KID disponibili su iShares.com che contengono una sintesi dei diritti degli investitori. Capitale a rischio, il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti a Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte c'è Giuseppe Franco con un'idea nuova. Ma sai, queste solite cose dove io batto la testa perché un mattino si sveglia, colpisce questa testa, poi io, non avendo materiale per attutire il colpo, sto parlando dei capelli, vado direttamente al cervello e quindi mi sveglio con certe cose. Però siccome avevamo detto nella puntata precedente che parlavamo di questi incipit, aspetta, dacci subito una spiegazione di quello che andremo a vedere. Cioè, questi incipit ci servono per i titoli? Questi incipit ci servono soprattutto per i titoli, cioè per creare titoli che siano estremamente efficaci, ovvero attrattivi. Attrattive, benissimo signori, adesso oggi per parlare di questi titoli attrattivi miracolosi abbiamo il nostro concorrente. Buongiorno, benvenuto, è il signor Massimo Petrucci. Benissimo, lei arriva da dove, scusi? Io arrivo da Napoli. Ah, bene, bene, che cosa fa di lavoro? Di lavoro sono un web marketer, mi occupo di copywriting e ho un'agenzia. Per caso, scusi, un mix tra per e mercato. Dico, per caso lei fa dei podcast con uno che si inventa cose strane? Sì, faccio un podcast ogni settimana che si chiama Mai dire 30 minuti di marketing. Perfetto. Con un pazzo che si chiama Giuseppe Franco. Perfetto, perfetto, benvenuto. Adesso io le faccio queste una serie di domande, vorrei capire questi 22 incipit per questi titoli. Allora partiamo, io le dico, se le dicessi in questo istante cartelli stradali, lei cosa mi direbbe? Dico che i titoli sono proprio uguali ai cartelli stradali, cioè nel senso che sostanzialmente è un po' come quando si cammina per strada, no? In auto e si guardano i cartelli stradali, tutti quelli che non riguardano la propria destinazione vengono ignorati, mentre tutti quelli che hanno a che fare col punto dove si vuole andare poi in realtà sono quelli che attirano la nostra attenzione, perché all'interno c'è una parola chiave che è il luogo di destinazione, lì dove vogliamo andare. Un titolo è proprio uguale, un titolo deve avere all'interno immediatamente il beneficio, ovvero cosa vogliamo ottenere. Se all'interno c'è quello che noi vogliamo ottenere, allora questa cosa attira la nostra attenzione e iniziamo a seguire quelle indicazioni, un po' come se fossero dei cartelli stradali. Senta Petrucci, ci faccia un esempio specifico, ci sono delle caratteristiche, noi vediamo questo titolo di successo e che cosa, come viene determinato questo titolo di successo? Allora, un titolo di successo deve avere quattro caratteristiche, possibilmente tutte e quattro contemporaneamente, che sono: la prima caratteristica deve catturare l'interesse, quindi chiaramente deve avere all'interno il beneficio, il vantaggio, quello che guadagna la persona già all'interno del titolo. Il secondo deve rappresentare una novità, oppure deve essere percepito come se fosse una novità. E qui tra un po' vediamo questi incipit che ci permettono di creare dei titoli che sembrano delle novità. Deve suscitare curiosità, quindi magari io li chiamo titoli ciechi, cioè nel senso posso lasciare un elemento non chiarito. Se io dico questo sistema ti permette di perdere 10 kg in una settimana, non ti ho detto come, cioè non ti ho detto cosa e in cosa consiste. Se dico questo speciale, questo particolare alimento ti permette di aumentare le tue prestazioni sessuali, sono in mente tutte le cretine. Attenzione, il nostro concorrente non può sfociare in altri argomenti, si contenga. Quindi deve suscitare curiosità, cioè deve lasciare un po' una cosa aperta tale che poi io voglio andare a saperne di più cliccando su quell'annuncio oppure andando avanti se è un headline di una landing page. E poi deve essere semplice e facilmente comprensibile, come abbiamo detto nelle puntate scorse, è fondamentale che si utilizzino parole semplici
che il potenziale cliente possa comprendere a colpo d'occhio senza ragionarci troppo. Va bene, signor Petrucci, mi sembra preparato, anche se questa cosa della semplicità mi sa che è stata in un'altra trasmissione perché faceva riferimento ad altre puntate. Va bene, faccio finta che io in questo programma non mi voglia arrabbiare, però io avrei un'altra domanda da porle. Ho come l'impressione che noi esseri umani molte volte siamo egoisti, e lei cosa mi risponde? Questo è proprio il concetto fondamentale. Ognuno di noi pensa prima di tutto a se stesso, e quindi la cosa fondamentale è che nel titolo ci sia il beneficio personale immediato che ci guadagna, quindi sono denti più bianchi, perdita di peso, maggiori guadagni, più salute. Qualunque sia questo guadagno deve essere immediatamente espresso nel titolo senza tergiversare. Perfetto, perfetto. Senta, allora sulla quello che lei mi sta dicendo, ci sono degli stimoli, un qualcosa che deve essere alla base quando noi vogliamo creare questo nostro beneficio, il nostro beneficio, quindi cosa mi sa dire su questo? Guarda, esistono 8 stimoli vitali, cioè 8 stimoli proprio primordiali alla base di qualunque comunicazione e alla base, in linea di sostanza, di qualunque beneficio. E sono questi. Il primo è sopravvivere, godersi la vita e prolungarla. Quindi qualunque beneficio possa in qualche modo dare la sensazione di, cioè, come poter godersi meglio la vita, come poterla prolungare, quindi a che fare con la salute e così via, e anche la sopravvivenza a che fare con la salute, questo è il primo stimolo che proprio attira fortemente l'attenzione delle persone. Oppure gustare cibo e bevande, no? Tutto quello che ha a che fare con l'alimentazione in qualche modo ci attira, no? Una bella foto di una pizza, una bella foto di un panino o di qualsiasi altro tipo di alimento. Poi liberarsi, un altro stimolo importante è quello di liberarsi dalle paure, liberarsi dal dolore e liberarsi dai pericoli. Questo è il numero 3. Il numero 4 è questo, caro dottor Giuseppe, dottor Franco, forse è una cosa che la riguarda molto da vicino: avere qualcuno con cui fare sesso. In che senso? Come si permette a lei di attaccare il conduttore? No, in questo... forse lei era più vicino a gustare cibo e bevande. Poi, andando avanti, invece, vivere in condizioni confortevoli, quindi insomma, come migliorare la propria casa, come migliorare il proprio, insomma, avere un divano più confortevole, un letto, insomma, arredare la casa, tutto quello che ha a che fare con condizioni più confortevoli in generale, oppure comprare una casa nuova, anche quello è un rientra in questa categoria. Oppure tutto quello che rientra nel concetto di migliorare se stesso, quindi insomma, essere superiore agli altri, quindi avere un vantaggio competitivo in qualche modo, quindi vincere, sentirsi al top oppure essere al top. Tutto questo è un altro stimolo fondamentale che coinvolge le persone. Il numero 7 invece è prendersi cura dei propri cari e proteggerli. Questo è un concetto molto ampio nel quale rientrano, insomma, anche un antifurto può rientrare, cioè rientra in questo. Ci faccia un esempio veloce, Petrucci. Ad esempio potrebbe essere, se parliamo di antifurti, potrebbe essere: tieni, proteggi la tua famiglia da sconosciuti che possono entrare in casa con, grazie a questo sistema di antifurto speciale che anche quando sei al lavoro ti avvisa sul telefonino con una notifica se c'è qualcuno che si muove all'interno del giardino. Cioè, l'ho inventata così, ma è giusto per comprendere che questo rientra nella protezione dei propri cari. Ma anche un antimuffa, cioè io potrei dire: guarda che la muffa in casa può creare dei problemi di salute per i tuoi figli e anche per te stesso, quindi proteggi i tuoi bambini semplicemente con questo spray antimuffa che va a rimuovere la muffa. Quindi anche questo rientra nel concetto di proteggere i propri cari. Quindi bisogna avere anche quella sensibilità, no? Di capire in che modo prendere il tuo prodotto, il tuo servizio e declinarlo in uno di questi 8 stimoli di base. E l'ultimo è ottenere consenso sociale, cioè essere accettato nel tuo gruppo di riferimento oppure sentire di essere accettato da quello che è il tuo gruppo di appartenenza. Quindi questo ne abbiamo parlato in alcune puntate, no, qualche settimana fa parlammo proprio dei gruppi di appartenenza, dei gruppi di riferimento e così via. Comunque, sentirsi parte del tuo gruppo, immaginiamo ad esempio una cosa molto semplice, no? Se tu vuoi sentirti parte del gruppo che tifa per la tua squadra del cuore, che cosa farai? Comprerai una maglietta di quella squadra, comprerai una sciarpa di quella squadra e magari quando vai allo stadio oppure quando ti metti davanti al televisore a guardare la partita metti quella sciarpa, metti quei colori perché in qualche modo vuoi sentirti parte e quindi riconosciuto da quel gruppo.
Questo è l'esempio molto, molto semplice, ma vale anche per la moda, per l'abbigliamento, per il telefono che usi, per l'auto che guidi e così via. Sentirsi parte di qualcuno e quindi avere consenso sociale. Molto bene, dottor Petrucci. Lei insomma, mi sta dicendo che questo consenso sociale va a dire, in qualche maniera a raccontare, dice, io vengo accettato alla fine. Tutto ciò che ho preso, quando vado a comprare questo prodotto, vengo accettato. Abbiamo visto anche tanti altri elementi, sopravvivere, gustarci il cibo, eccetera. Ma, le pongo un'ulteriore domanda. Da questa qui mi sa che questi stimoli vitali, proprio la parola vitali, è proprio quelli principali, ma abbiamo qualcos'altro che potremmo anche andare ad aggiungere a quelli che sono vitali? Per esempio potremmo avere qualcosa di secondario? Sì, esistono, oltre a questi che sono proprio i, come dire, i benefici principali, esistono quelli che vengono chiamati desideri secondari, no? Che insomma sono delle conseguenze in qualche modo di quelli che sono i benefici principali. E sono una cosa molto importante da andare a individuare. Io a volte consiglio la tecnica del e quindi, no? Quindi, ad esempio, questo antifurto protegge la tua casa e quindi non entrano i ladri in casa e quindi la tua famiglia è protetta. Quindi la tua famiglia è protetta, è il beneficio che ci andiamo a prendere in considerazione. Quelli che invece sono in generale i desideri secondari, diciamo, ne esistono tanti, ma ne esistono 9 principali, anche in questo caso, che sono stati esaminati e studiati. Il primo è quello di essere informati. Ecco perché poi tutte quelle notizie che sembrano, oppure anche quegli annunci pubblicitari che sembrano delle notizie delle ANSA, no? Delle notizie di aggiornamento e così via, attirano la nostra attenzione, perché tutti quanti noi vogliamo essere informati. La seconda è quella di soddisfare le proprie curiosità. Quando io dico questo alimento esotico ti permette di avere prestazioni sessuali da pornodivo, oggi ho questa cosa in testa. Ma chissà, è strano che questo concorrente è un po' piccante oggi, prego. È perché il quarto stimolo vitale è quello di avere qualcuno. Vabbè, lasciamo stare. Lascia stare. Qui soddisfare le proprie curiosità è una cosa, quindi anche la tua comunicazione, se la poni in una declinazione tale che possa apparire particolarmente attrattiva dal punto di vista di incuriosisce le persone, questa è una cosa che funziona. Poi chiaramente una delle cose è curare l'igiene del proprio corpo o dell'ambiente in cui si circonda, va bene, questo è un desiderio base, che... oppure anche quello di sentirsi in forma, di vivere nel comfort, come abbiamo visto, sentirsi persone su cui poter fare affidamento. Questo è un altro concetto sul quale si può giocare molto, anche come tecnica, cioè io ti faccio sentire una persona sulla quale si può fare affidamento, ti faccio prendere un impegno e poi grazie a questo impegno magari ti costringo, tra virgolette, a comprare il mio prodotto oppure a fidarti di me. Vabbè, qua poi entriamo in delle tecniche psicologiche un po' più spinte. Un'altra cosa importante è quella di sentirsi belli ed esprimere un proprio stile personale. Quindi non so, grazie a queste scarpe, grazie a questa borsa, grazie a questo profumo anche, tu puoi esprimere la tua personalità, ma potrebbe essere anche un'auto o potrebbe essere anche il locale che frequenti. Quindi quando si parla di sentirsi belli e esprimere il proprio stile personale è un concetto molto ampio che può essere declinato in tanti modi diversi. Chiaramente affermarsi economicamente è sempre un desiderio che tutti quanti noi insomma ambiamo, in qualche modo vogliamo realizzare. E poi quello di sfruttare le occasioni. Ecco, questa è una cosa interessante. Metti la tua comunicazione come la possibilità di sfruttare un'occasione magari unica, oppure che nel giro di poco non c'è più la possibilità di poterlo fare. E qua inneschiamo il nostro antico amico, mio caro Giuseppe. È il nostro cervello rettile. E qui il discorso, senta, per quanto riguarda poi questi desideri, e c'è qui Giuseppe Franco accanto a me, insomma, che fa questa puntata di Chi vuole essere Massimo Petrucci, e allora mi chiede se ci sono anche delle parole che ci possono aiutare, assolutamente, la scelta delle parole. E qui andiamo nei 22 incipit, no, di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata, cioè parole che in qualche modo innescano la nostra attenzione. E quindi la parola numero uno è gratis. Cioè, se ti dico gratis, no, regaliamo un libro che ti insegnerà a realizzare i migliori annunci pubblicitari che tu hai mai scritto nella vita,
È chiaro che gratis attira fortemente la tua attenzione. Infatti io in questo momento ho una campagna proprio basata sul gratis, che regala un libro di 153 pagine, e quindi quando tu senti gratis e senti libro di 153 pagine di trucchi e consigli sul marketing, te lo vai a scaricare. E nel frattempo noi facciamo lead generation, cioè cominciamo a prendere nominativi. E quindi gratis sicuramente è la prima parola da prendere in considerazione quando è possibile. La seconda parola è nuovo. Quando il cervello sente che c'è una novità in giro, automaticamente vuole saperne di più. Quindi non so, nuovo ed efficace, ecco il nostro seminario che insegna a parlare in pubblico condotto dallo straordinario Giuseppe Franco. No, quindi nuovo è la parola. Oppure annuncio. Annuncio qualche, non solo la parola annuncio, ma anche proprio metterlo sotto forma di annuncio. Quindi esempio, annuncio nuova apertura. Il nuovo ristorante dedicato ai frutti di mare che non hai mai mangiato nella vita, no? Quindi annuncio, sotto forma di annuncio. Un'altra parola interessante è questo oppure questa. Shopping vino e bollicine a MacArthur Glen La Reggia Designer Outlet. Tutti i mercoledì fino al 22 giugno arriva Wine and the City, con degustazioni gratuite all'interno di molti negozi del centro. Goditi una pausa mentre fai shopping tra oltre 160 negozi con prezzi fino al 70% in meno. Questa è la mia idea di outlet. Vieni a scoprire la tua. Perché identificano una cosa specifica, non generica, perché una cosa è dire un'altra invenzione per insomma, in grado di battere i malintenzionati per strada anche se non conosci il karate, oppure eccetera eccetera. Un'altra cosa è dire questa nuova invenzione ti permette di proteggerti dai malintenzionati. Quando dico questa nuova invenzione mi riferisco a qualcosa di estremamente specifico, e quindi invoglio la persona, quindi la curiosità, no, di cui abbiamo parlato come elementi che attirano l'attenzione, e quindi la curiosità di sapere qual è questa nuova invenzione. Abbiamo utilizzato anche il nuovo di cui sopra. Oppure un'altra cosa è annunciamo, che è sempre una, è come prima, è come annuncio, annunciamo, non so, annunciamo il lancio di questo nuovo panino al formaggio, bla bla bla, che viene direttamente dagli Stati Uniti, eccetera eccetera. Attenzione è un'altra parola che attira fortemente l'attenzione. Attenzione è chiaro, cioè non c'è neanche bisogno di spiegarlo, però posso utilizzare proprio nella comunicazione, anche in pubblicità. Attenzione, ci sono in giro, non so, toalettatori di cani che possono rovinare la pelliccia del tuo cane, eccetera eccetera. Sto inventando perché insomma, mi è venuta questa cosa. Oppure appena uscito, quindi appena uscito è un altro tipo di parola o comunque di frase che attira l'attenzione, no? Novità, ci ricolleghiamo al concetto di novità. È appena uscito uno studio, non so, condotto da psicologi che rileva che le tecniche per parlare in pubblico bla bla bla, e quindi ci inventiamo una nuova cosa. Un'altra parola interessante è ora, perché è interessante questa parola, perché ha a che fare anche con l'assertività e quindi anche con le dichiarazioni di leadership. Ora è il momento di fare le cose in maniera diversa, ora è il momento di fare l'impasto della pizza veramente in 20 minuti invece di 3 ore. C'è un impatto decisionale quasi, no? Esatto. Proprio il fatto di dare una decisione, di dare un comando. Esatto. Ora potete, ci colleghiamo al fatto dell'invenzione della sicurezza, no? Io potrei dire ora potete mettere finalmente fuori combattimento qualsiasi malintenzionato, no? Mi ritorno a quel concetto di prima. Oppure ecco. Ecco assomiglia in qualche modo a questo o questa, cioè mi riferisco a qualcosa di estremamente specifico. Ecco come ha fatto una nonnetta di 45 kg a riuscire a mettere sotto banco uno psicopatico di 125, ritornando sempre al concetto di sicurezza. Che bella immagine Petrucci che ci ha dato. Oppure ecco come ho guadagnato 25.000 euro in meno di un mese con questo semplice metodo. Quindi ho utilizzato sia ecco con questo, chiaramente sto facendo degli esempi didattici, quindi un altro, vabbè, che anche quale rientrano tutti quanti in questi concetti, quale di questi corpi tonici e sexy vorreste avere nella vostra vita, e quindi ti posso mostrare qualcosa. Finalmente
Ecco, finalmente è un'altra parola veramente interessante. Finalmente ecco un seminario per parlare in pubblico che non ti racconta le solite bagianate. Cioè non so come... Ed è sempre fatto da Giuseppe Franco, esperto di public speaking. Oggi vedi? È sempre lui. Cioè. È sempre lui. Finalmente è molto importante. Finalmente anche questo attiva... E poi attiva tutta una serie di concetti mentali, di rilassamento, di arrivare al dunque e così via. Finalmente è una parola molto, molto potente. Un'altra parola interessante è guardate, oppure guarda. Guardate, ora potete comprare finalmente lo zucchero filato all'ingrosso. Insomma, non so. Guardate, ora è possibile lavare la macchina in giardino senza spreco di acqua e in 5 minuti. E, insomma, ti puoi inventare... Oppure un'altra parola interessante, siamo più o meno alla 14ª, è presentiamo. Presentiamo, oppure ti presento, ancora meglio, il metodo più semplice mai concepito per iniziare a suonare il pianoforte. E quindi è una presentazione. Proponiamo lo stesso concetto. Come è estremamente potente. Come cantare come una pop star in meno di 90 giorni. Risultato garantito, soddisfatto, rimborsato. Tutte le cose che... Come, però, è molto importante. Come guadagnare denaro senza doverti svegliare alle 7 del mattino e senza fare niente. Come perdere chili senza andare in palestra, senza fare una dieta. Chiaramente, in tutti questi casi ci vuole Gesù alle spalle. Poi, incredibile. Ecco, incredibile pure è una parola interessante. Incredibile. Basta, e qui ci può fare anche una dichiarazione incredibile, basta non so, dover fare tanti chilometri in auto, con questo nuovo mezzo di trasporto, il teletrasporto, arriverai direttamente a domicilio senza neanche un minuto di traffico. Poi ci sono altre parole che sono interessanti, come sapete, punto interrogativo, oppure sai, sono parole sfidanti, sai realmente fare un uovo sodo? No? Sai che oggi, che da oggi è possibile fare questo e quest'altro, bla bla bla, sai, sapete, comunque interessante. Spendereste, ecco, oppure spenderesti, questa è una parola che viene poco utilizzata, però c'ha un suo perché. Spendereste 2 euro per assaggiare la nostra rinomatissima pizza fritta con i cicoli? Che soltanto chi abita nelle mie parti sa cosa sono i cicoli. E anche tu, no? Abbiamo detto, ma puntato su semplificare, si ascolta uno del Piemonte. Vabbè. No, il cicolo è una cosa che nella pizza fritta è eccezionale, e quindi poi approfondite voi che ascoltate. Oppure potete, puoi essere sicuro al 100% che tuo figlio non ha mai marinato la scuola? Tanto, no? E quindi va anche in questo caso, va nella sfida, va nella creazione di un dubbio. Oppure sei tu. Sei, ad esempio, sei tu nel senso che potrebbe essere una frase del tipo, non so, se sei tra quelli che odiano pulire la piscina, allora questo annuncio fa per te. Perché magari tu stai proponendo un metodo per pulire velocemente la piscina. E poi come ultimo concetto direi a partire da oggi. A partire da oggi... potete finalmente migliorare il vostro modo di ballare del 97%, giusto per metterci un numero dentro. E dove che ci vado? No, va bene. Esatto, vedi, perché a partire da oggi ti dà comunque il concetto di novità, ed è anche un annuncio. Cioè, come vedi, no? Siamo stati un po' veloci, eccetera, però tutte queste metodologie, tutti questi incipit, in realtà in qualche modo si hanno delle aree di sovrapposizione, perché anche quando io dico a partire da oggi... puoi scegliere il modo migliore per imparare a ballare e migliorarlo del 97%. In realtà ha a che fare con la novità, ha a che fare con un annuncio, potrei anche metterci questo. A partire da oggi questo è il metodo per imparare a ballare velocemente, non so, a migliorare il tuo modo di ballare del 97%. Oppure a partire da oggi questo metodo ti permette di imparare l'inglese in meno di 21 giorni. E quindi tu ci metti dentro tutti questi elementi, caro Giuseppe. Yeah, I know. E signori e signori, abbiamo finito questo nostro passaggio, questo nostro quiz con il nostro Massimo Petrucci, dove abbiamo visto diverse cose. Ora passo la linea a quell'altro Giuseppe Franco, il pettinatissimo conduttore insieme a Petrucci, che ci farà un riepilogo. Prego, Giuseppe Franco.
Ed eccoci con un riepilogo con la voce quasi simile a quell'imbecille di prima. È vero. Sì, è assolutamente uguale, dove oggi abbiamo parlato dei cigoli. No, scusate, ho fatto un po' di confusione. Abbiamo parlato di questi incipit, cioè come possiamo catturare l'attenzione con i nostri titoli, poi alla fine potremmo dire, certo, siamo andati un po' veloci perché c'erano tante cose da dire. E la realtà è che potremmo parlare altre 16 ore sulla stessa cosa. Però potremmo semplificare tutto ciò assolutamente. Potremmo semplificarlo dicendo, bene, abbiamo visto quali sono le caratteristiche di un titolo di successo, cioè dobbiamo catturare l'interesse, rappresentare una novità, suscitare curiosità ed essere semplici, semplicità di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti. Ma ci sono due ragionamenti che possiamo fare. Quando noi stiamo scrivendo qualche titolo, dobbiamo sempre ricordarci che chi leggerà lì, la persona non vuole essere in pericolo. Cioè, se io scrivo attenzione, per esempio, deve prestare appunto attenzione perché c'è qualcosa che potrebbe metterlo in difficoltà o potrebbe aiutarlo. Perché si deve perdere un'informazione quella persona lì? E quindi io lì devo ricordarmi, quando scrivo qualcosa devo scrivere qualcosa che vada ad aiutare sempre e comunque chi ci sta leggendo. E poi le persone non vogliono sbagliare, non vogliono commettere errori, quindi quando io scrivo qualcosa che dà loro questo beneficio, vuol dire che già sto catturando in modo profondo chi ci ascolta. Abbiamo visto che ci sono diverse cose, da novità, annuncio, ma alla base è sempre quello: la persona non vuole essere esclusa, il cosiddetto animale sociale non vuole essere escluso dal gruppo. E quindi quando noi scriviamo qualcosa che invece la persona la salva dal pericolo e la fa stare all'interno di un gruppo, abbiamo toccato dei tasti fondamentali. Fino ad ora abbiamo visto come attirare l'attenzione soprattutto con il titolo, ma poi come la tratteniamo questa attenzione sulla nostra comunicazione? Nella prossima puntata vediamo 12 modi collaudati per attirare fortemente l'attenzione del lettore, quindi del tuo cliente, dopo aver letto il titolo oppure dopo aver letto il tuo annuncio pubblicitario. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.